Tutto quello che sotto la luce del sole ci conforta con la sua presenza e riempie i nostri occhi di meraviglia, diventa nel buio della notte qualcosa di inquietante. Quando le luci si spengono, anche in un posto come questo, tutto appare subito spettrale. Le opere in queste sale non sono più opere, sono delle presenze che sorvegliano il nostro passaggio. I profili e gli sguardi che affiorano all'improvviso dal nero non sono più quelli che conoscevamo. La notte avvolge ogni cosa di mistero. Intorno alle 10 del mattino del 26 luglio 1911, le autorità tedesche recuperano il corpo di una giovane donna dalle rive del Reno, intorno a Rees, vicino al confine olandese. Le sue ricerche erano iniziate due notti prima, durante una tempesta scoppiata dopo settimane di caldo afoso, quando Geneviève Lanthelme, la diva più amata del palcoscenico parigino, era caduta nelle acque agitate del fiume della sua cabina sull'Aimée, un elegante yacht che avrebbe dovuto portarla insieme al marito e alcuni amici in crociera fino a Amsterdam. A Parigi la notizia di un incidente si diffonde già il 25 luglio, dopo che uno dei passeggeri dell'Aimée, Monsieur Charles Cuvier, un compositore, fa recapitare una richiesta d'aiuto al dottor Dauriac, medico personale di Alfred Edwards, colto da un malore per la scomparsa della moglie. Del corpo di Geneviève Lanthelme non si ha ancora traccia, ma in ogni angolo si parla di lei e della sua crudele sorte, spesso senza escludere da questa la sua unione con il marito. Si iniziano a sollevare sospetti e voci contraddittorie. Le ipotesi più macabre rimbalzano per ore tra Parigi e le rive del Reno, finché il procuratore imperiale non si vede costretto ad aprire un'indagine per stabilire se si sia verificato di un suicidio, un crimine o un incidente. Durante la perizia medico-legale, alla quale prende parte anche il dottor Dauriac, sarà confermata la tesi dell'incidente. Così, in poco più di 24 ore, il 27 luglio, le autorità tedesche archiveranno frettolosamente il caso come un fatale inconveniente causato probabilmente da una sincope e disporranno il rientro della salma a Parigi. La polizia francese non indagherà mai direttamente sulla vicenda, lasciando così sotto un velo di mistero la triste fine di Ofelia, di una delle icone più amate della Belle Époque. Pochi mesi dopo la morte di Ginette, nell'autunno del 1911, i giornali La Dépêche Parlementaire e La Griffe vengono accusati di diffamazione per aver riportato sulle loro pagine le tesi dell'assassinio. Se il silenzio delle autorità francesi fino ad allora era sembrato imperdonabile, diventerà addirittura sospetto quando le due testate scampano ogni seria conseguenza penale nonostante la vittoria di Alfred Edwards al processo in tribunale. Fra le immagini più conosciute di Geneviève Lanthelme c'è sicuramente il ritratto di Giovanni Boldini, realizzato nel 1907 per la mostra inaugurale dell'Hôtel des Modes, un luogo esclusivo della Parigi dell'epoca, acquistato e ristrutturato da Michele Manzi. Il progetto per l'Hôtel des Modes somiglia a una sorta di museo del costume e nasce con l'idea di far dialogare il mondo della moda con quello dell'arte. Un'idea decisamente sperimentale per quegli anni. Per la mostra di inaugurazione Michele Manzi chiese a quattro artisti molto popolari del tempo di dipingere le creazioni di quattro maison parigine che avevano aderito al progetto, indossate da altrettante dive del palcoscenico. È in questo contesto che Giovanni Boldini viene chiamato a realizzare il ritratto della signorina Lanthelme. La dipinge a figura intera su una tela di grandi dimensioni, con abito e accessori disegnati da Jacques Doucet. Come in altri quadri del periodo, imposta una prospettiva che inquadra la figura dal basso verso l'alto, facendo risaltare la monumentalità e l'eleganza del soggetto. Ma nonostante il successo della mostra, la popolarità dell'attrice, delle creazioni di Doucet e dello stesso Giovanni Boldini, uno degli artisti più apprezzati in quel momento, soprattutto per i ritratti femminili, nel 1914 l'opera, ancora nelle mani della Manzi e Joyin, viene acquistata per la somma di 12.000 lire dalla Galleria Nazionale. Dopo la tragica fine di Lanthelme, la bellezza di quello sguardo aveva assunto un'espressione oscura. Era diventato la traccia della maledizione del suo destino.